Sudore, fatica, concentrazione. Sono questi gli elementi che hanno permesso all'MSP di portare a casa i 3 punti in questo ostico girone di campionato. L'appuntamento tanto atteso con l'ex Luca Gogliormella alle porte. Vediamo se l'MSP riuscirà a strappare i 3 punti come all'andata. Ragazzi, siamo qua con Maurizio Rossi, il CT dei portieri dell'MSP. Allora Mauri, come hai visto la partita contro il Fossolo domenica? Vittoria importantissima, siamo ritornati finalmente alla vittoria fuori casa e ci avviciniamo praticamente alla salvezza. Domenica, altra partita difficile, importantissima contro il Porretta, partita da vincere e poi speriamo anche negli altri risultati. Comunque il morale è alto, i ragazzi stanno bene, per cui siamo pronti ad affrontare queste ultime 4 partite di campionato. Un saluto particolare ai ragazzi del Real Casalecchio. Ci siamo! Oggi è nuovamente domenica e oggi andiamo ad affrontare una bellissima partita contro la squadra del nostro carissimo ex Luca Gogliormella. Appena scenderò dalla macchina gli farò giusto 2 domande per chiedergli anche lui come è andato questo suo campionato in promozione e questa sua nuova avventura e che aspettative aveva rispetto all'inizio dell'anno e come si è trovato arrivati a questo punto della stagione. Passando invece a noi, oggi partita tosta perché giustamente loro hanno e avranno il dente avvelenato, siccome in casa loro nel girone di andata gli abbiamo dato una brutta batosta. Si sono ripresi, vengono da una striscia di vittorie consecutive molto molto buono, quindi sicuramente sono in un ottimo periodo, in un ottimo stato di forma, come anche noi, perché la scorsa partita siamo riusciti a vincere in casa del Fossolo e quindi siamo riusciti finalmente a fare bene. Speriamo di giocare con la stessa determinazione, la stessa voglia, ma soprattutto la stessa concentrazione. Io spero vivamente di riuscire a fare anche un gol, oltre magari dare una mano alla squadra come 2 giornate fa. Adesso siamo appena arrivati al campo, andiamo a capire che cosa ne pensa con gli ormai di questa partita e poi andiamo col discorso del mister. A dopo ragazzi. Eccolo. Oggi gioca con noi? No, fa la borsa, Luca. C'è un cambio. Siamo signori. Eccoti qua. Ciao ragazzi. Allora, Goglio, carissimo Luca Goglio. Partiamo subito da questa partita, cosa ti aspetti? Oggi è una bella partita, anche perché entrambi dobbiamo vincere, visto la classifica. Sì, sì. Noi diciamo che siamo messi con l'acqua alla gola, però secondo me dai, oggi sarà una bella partita. Bisogna cercare di vincere, poi è un campo dove noi comunque giochiamo bene,
perché il sintetico permette di giocare bene, sì, giustamente. E poi è un campo che tu conosci bene. Poi è un campo che io conosco bene. Quindi. E poi diciamo che anch'io mi trovo bene sul sintetico, quindi per me sarà bello oggi. Poi il clima non è un granché. No. Però ci sta bene, fresco, quindi. Da arrivato a questo punto, ti aspettavi un campionato così? Quanti gol hai fatto? Sette gol fino adesso. Diciamo che ho fatto 3 gol nelle ultime 4 partite, quindi sono anche in un buon momento di forma. Sì, ci sta, non è semplice dalla prima categoria. Poi è una squadra nuova, quindi vivi un attimo. Poi c'è da dire che comunque in andata ho giocato poco, che ho avuto anche un po' di infortuni, come ti ho detto, male alla caviglia, sì, mi hanno un po' condizionato, quindi diciamo che il ritorno sto giocando bene. Progetti di futuri, prossimo anno, conti di tornare non lo sai? Adesso voglio pensare a finire la stagione col Corretta e cercare di salvarci, che è il nostro obiettivo, ovviamente. Poi quando sarà momento di parlare, però comunque l'estate è lunga, il mercato deve ancora aprirsi, quindi okay, vedremo. Detto questo, dai, ti saluto. Grazie. In bocca al lupo, ci vediamo in campo, yes, fratello. Spero che tu non ci riesca a fare gol. Vediamo. Dipende come andrà la partita. Se ci sarà possibilità, ovviamente sarò pronto. Allora ci vediamo direttamente in campo. Allora. Indipendentemente dal modulo con cui giocheranno, quello che mi interessa a me è la mia squadra come gioca, quale tipo di mentalità ha oggi. Ed è per quello che mi sono battuto questa settimana a dirvi: per favore, non cadiamo nell'errore per l'ennesima volta, che è non dar continuità ai risultati che facciamo. Questo non lo dobbiamo fare oggi. A parte che oggi, come domenica scorsa, è una partita nella quale io non vi devo dire niente dal punto di vista delle motivazioni, perché le motivazioni sono già dentro la partita. Uno dice Monte San Pietro, Corretta, ecco, lì c'è la motivazione, perché è uno scontro non diretto. Di più, è come giocare un play out. È uguale, non cambia niente. Per favore, non cadiamo negli errori già fatti. Adesso dovete dare continuità per togliervi delle soddisfazioni, perché per me ve lo meritate, perché abbiamo passato dei momenti difficili, degli infortuni, altre cose. Ve lo meritate per quello che avete fatto fino a qui. Chiaro? Forza. Stadio Ponte Rivabella, un buon pomeriggio da Matosci, è il giorno di MSP contro Porretta, è la 27esima giornata di campionato, è anche il giorno della partita di un grande ex di Gogliormella, che oggi incontra proprio i suoi ex compagni dell'MSP, 25 gol l'anno scorso, arbitra Sponza, è tutto pronto, il calcio d'inizio lo darà Adeyemi per il Porretta e si può cominciare, quindi MSP contro Porretta. Palla subito giocata nel cerchio di centrocampo. Samuel vince il contrasto con Adeyemi e prova ad andarsene. Sempre Samuel. Subisce anche fallo. Buono il pallone riconquistato. Attenzione per Marco che prova a mettere in mezzo. Grandissima però la chiusura. Samuel prova a impostare. Grandissima sventagliata. Poi brutto è il colpo di testa che regala una possibilità all'MSP. Attenzione, il pallonetto! E arriva l'1-0 con Bartolini che ne approfitta. Colpo di testa che si era visto subito non essere dei migliori. E il numero 9 non perdona dentro l'area di rigore. Pallone dentro in due tempi. Ferrone se la ritrova lì. Raina prova ad arrivarci, la mette in mezzo. Attento però in questo caso Calegari. Altra sventagliata direttamente dentro l'area di rigore per Samuel che viene sovrastato. Pallone profondo in avanti, facile per Nardi che però non colpisce bene. Allora regala un'altra possibilità all'MSP con Samuel. Aspetta la sovrapposizione di Mazzetti che mette in mezzo un cross basso teso sul primo palo. Ancora sempre Mazzetti con la rimessa laterale. Samuel riceve spalle alla porta, il problema di girarsi, si appoggia appunto al numero 8 Mazzetti che mette in mezzo, colpo di testa di Bartolini, colpo di testa, palla che viene però recuperata dal Porretta. Gogliormella dentro l'area di rigore, prova a puntare, attenzione, vediamo il numero 10 Orange, va sul mancino, prova la conclusione, attento Ferrone sul primo palo, primo squillo battuto a rientrare, questo cross in mezzo sul secondo palo, colpo di testa. Si sono dati fastidio. Ma che stai facendo? C'è la partita.
Sto dando forza all'MSP! Forza MSP! Forza MSP! Andiamo, andiamo! Andiamo ragazzi! Palla dentro l'area di rigore, Samuel viene anticipato, allora prova a ripartire Adeyemi, ma è attentissima la difesa dell'MSP che riparte dentro Bartolini, attenzione, possibilità! Bartolini al 27esimo, colpisce ancora, fa 2-0, come un serpente sonagli si muove dentro l'area di rigore, il bomber, il numero 9 dell'MSP. 2-0 quindi per i padroni di casa, guardatelo qua. Samuel gioca sul velluto in questo momento l'MSP, prova ad insistere, attenzione ancora una volta al pallone profondo che mette in difficoltà la difesa del Porretta, costretto ad uscire Belli e forse anche a commettere fallo. Mazzetti anticipa tutto, riconquista palla, subisce fallo. Grandissimo primo tempo del numero 8 dell'MSP. Ha corso per due in questo primo frangente di partita. Ancora Mazzetti, mamma mia, ne fa ammonire un altro. Si prende questa volta il giallo Dozzi. E Mazzetti veramente con sovrapposizioni, con corse continue, sta dando fastidio. Sbaglia il controllo Marco, ma rimane lì a pressare. Ha difficoltà a rilanciare Satalino, che regala addirittura il pallone all'MSP con Colace. Poi rotatori. Serve Samuel sulla tre quarti. Samuel, tiro alto ma pericoloso ancora una volta l'MSP. 45esimo scoccato in questo momento. Arrivano anche i fischi dell'arbitro. 2-0 per l'MSP. Doppietta del serpente a sonagli Bartolini, il numero 9 che sta decidendo la gara. Allora, ragazzi, partita molto combattutissima, ragazzi, 2-0 per l'MSP contro il Porretta, la squadra di Bogliormella. Ragazzi, è una partita combattutissima, come finirà lo scopriremo, ma spero che vinciamo, così il portiere sta zitto. Ferraco prova a mettere in mezzo questo pallone sul primo palo, allontana male ancora una volta e regala un'altra possibilità al destro di Traina. E forse viene colpito proprio Bartolini. Porretta che deve fare di più e prova in questo momento con l'inserimento di Ferrari, che si calcia forse su una mano, poi Adeyemi commette fallo, chiede spiegazioni, ma mi sembrava abbastanza netto. Va a dirgli qualcosa anche Mazzetti. Chiama la profondità Adeyemi, deve uscire Ferrone, fa su il pallone. Vai, 55esimo in corso. Non lo pressa nessuno, allora può pensare a un 1-2 con Gogliormella, che si gira con il mancino. Mamma mia, che gol del numero 10, il gol dell'ex, puntuale. È arrivato al 56esimo. Andiamo a rivedere mancino deviato, sì, ma se l'era costruito molto bene. Traina 1 contro 1, attenzione, cross all'indietro per rotatori, mancino, poi viene allontanata dalla difesa ma subentra Samuel, destro che viene buono per Bartolini di nuovo, e questa volta però è fuori gioco, c'è stata anche una deviazione sul tiro di Samuel. Adeyemi prova ad andarsene in velocità, è in anticipo e subisce anche fallo Ferraco, anzi no, per l'arbitro, attenzione. Adeyemi uno contro uno con il mancino, se la tocca due volte sarà rimessa dal fondo. Chiede delucidazioni Ferraco all'arbitro. Gogliormella messo giù da Samuel. Calcio di punizione Porretta nel cerchio di centrocampo. Momento molto confuso sulla tre quarti campo. Prova a girarsi con una grande azione solo per un attimo Gogliormella, che sembra avere tantissima voglia di rivalsa. Insistono gli Orange. Pallone aperto per Ferrari, il numero 7. In due su di lui. Rientra sul suo destro, deviato, si alza un campanile, si lotta, nessuno la prende. Calegari con una mezza rovesciata, Adeyemi, Adeyemi due volte, 2-2, il pareggio del Porretta, due volte dentro l'area di rigore. Grave disattenzione della difesa e Adeyemi non perdona. Greca ne mette a sedere uno, attenzione, rientra sul sinistro, lo prova, Belli. Grande serpentina di Belli dentro l'area di rigore. Poi Traina mette all'indietro questo pallone smorzato dalla difesa. Poi Bartolini sul secondo palo non
Dozzi prova a girarsi, ancora Adeyemi per Gogliormel che subisce un brutto fallo. Attenzione, Bertan si andrà, anzi si prende il cartellino giallo, il capitano dell'MSP. Mancino dalla tre quarti sul secondo palo, allontana di testa dal monte, poi altro campanile, deve uscire Ferrone che fa su il pallone. Ultimi 10 minuti, si insiste da una parte e dall'altra, ma sembra esserci più spazio per gli Orange che va. Attenzione, grande chiusura di Bertan, anticipa anche Ferrone e non solo, ha anticipato anche Ferrari, ma sarà corner. Samuel mette giù per Traina, altro cross sul secondo palo, Bartolini, grandissima risposta di Belli, il serpente a sonagli stava per colpire ancora. Cross in mezzo sul secondo palo dove si era inserito Samuel, poi Belli travolge qualsiasi cosa, travolge anche Samuel che rimane a terra. Samuel cross ad uscire sul secondo palo, poi la palla che ritorna al numero 6 che rimette in mezzo basso, il destro da fuori pericolosissimo di Wanti e sarà corner. Ferraco al 93esimo regala però l'MSP una possibilità, forse l'ultima per gli Orange con Adeyemi che va a giocarsi il doppio passo, poi era solo contro 4, poi non riesce ad allontanare l'MSP e allora è ancora Borretta, mamma mia, destro, traversa, traversa proprio all'ultima possibilità per il Borretta, prende una traversa clamorosa. Finisce qui MSP 2, Borretta 2, inferocito Ferraco. Bertan lo deve placare in due a terra per gli Orange che non ci credono a quello che hanno visto. Se ne vanno tutti arrabbiatissimi. Salutate la promozione. Male, eh? Oh, è scritto, ragazzi. Gogliormella contro di noi deve fare sempre gol. È scritto. Beh, aspetta. È scritto. In teoria è stato un autogol, perché. Sì, è stato un po'. Dai, è stato un po' un autogol, Ciccio. Deviata. Ascolta, overtime. Overtime, è stato un po' un autogol, dai. Però bel tiro, dai. Grazie. Ragazzuoli, la partita è andata così. È andata anche bene. Sta buono. Aspetta. Ci è andata bene nel secondo tempo a noi, come vi è andata bene nel primo tempo a voi, perché abbiamo avuto altre due o tre occasioni nitide che se finiva sul 3-0, chissà come andava a finire la partita. Comunque sia, complimenti. Grazie. Vabbè, anche voi. Segnato. Bocca al lupo. Complimenti alla vostra squadra. Grazie. Adesso la classifica si fa ancora più tosta perché siamo tutti lì. Sia voi che noi, un sacco di squadre, ogni partita può essere un dentro fuori. Questo è stato un grandissimo scontro. L'ho detto. 2-0 per noi, fine primo tempo, 2-2 con il rischio altissimo per prendere il 3-2 per voi. Oh, però ci sono state anche delle nostre occasioni. No, infatti il portiere ha fatto le gran parate. Sì, il vostro portiere si è comportato veramente bene. Peccato, ragazzi, peccato veramente per quello che è il nostro percorso, ma non dobbiamo mollare come neanche lui. Esatto. Ottavo gol. Sì. Ottavo gol in campionato, ragazzi. Si sta avvicinando alla doppia. Era il tuo obiettivo più o meno. Sì, più o meno, sì. Il primo gol, bel gol, anche se fortuito, nel senso che ha preso la schiena del povero Bertano dal monte che c'era. Portiere non ci ha più visto niente. Ha preso fortuito, perché il secondo gol? Il secondo gol non ho capito cosa è successo lì in aria. Una serie di rimpalli stranissimi. Vabbè, anche il vostro non è che è stato proprio il primo. Ha messo lui dall'incrocio. Ha messo lì l'incrocio. Quelli sono gol. Però vabbè, dai, è andata così. Testa alla prossima, ragazzi, mi raccomando. Fatemi sapere qua sotto nei commenti come avete visto questa partita. Io ho giocato, penso, all'altezza, ho giocato bene. No, più o meno, ho giocato bene. Il mio l'ho fatto come sempre, anche se potevo fare gol su un possibile calcio di rigore che non mi ha dato. Sì, vabbè. Oh, però era rigorissimo quello, eh. Oh, mi è entrato così, a gamba alta, mi è entrato mentre calciavo, quello è rigorissimo. È un fuorigioco, mamma mia. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio come sempre per aver visto questo episodio. Mi raccomando, lasciate un like, lasciate un commento qua sotto. Fatemi sapere come abbiamo giocato. Dall'MSP, da Gogliormella è tutto. Esatto. Spoiler, prossimo anno torno a giocare con noi. È tutto. Bella lega.
Da Monte è tutto, bella ragazzi, prossimo episodio.